Hello, gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi torniamo a parlare di scuola e di quelli che sono secondo me i pregi e i difetti della didattica a distanza, che ormai a causa Covid è diventato praticamente il nostro pane quotidiano, sia per quanto riguarda le elementari, sia per quanto riguarda le medie, sia per quanto riguarda le superiori e sia per quanto riguarda addirittura le università. Ovviamente i pregi e i difetti di cui vi andrò a parlare tra pochissimo valgono per tutte le categorie di scuola, ovviamente sempre basate sulla mia esperienza personale. Ho avuto la possibilità di sperimentare, purtroppo o per fortuna, poi dipende dai punti di vista, questo metodo di apprendimento sia per quanto riguarda le superiori e sia per quanto riguarda l'università che sto frequentando in questo momento. Quindi diciamo che per questi due particolari punti di vista ve ne posso parlare più nel dettaglio. Comunque non perdiamoci ancora in chiacchiere e iniziamo subito. Bene, direi di iniziare con i pregi. Il primo, quello che fa più piacere a tutti secondo me, è quello di potersi svegliare più tardi, perché ovviamente non avremo la cosa di dover fare le corse la mattina perché dobbiamo arrivare a scuola che magari è anche lontana e quindi bisogna prendere mezzi pubblici o comunque andarci in macchina, quindi il traffico e tutto il resto. Ma ci basterà semplicemente alzarsi dal nostro comodo letto, scendere, magari metterci una felpa da sopra il pigiama o comunque andarci un attimo a vestire e saremo pronti per le nostre lezioni quotidiane. Il secondo pregio che farà molto piacere agli studenti, ma un po' meno ai professori, è il fatto che copiare è diventato molto ma molto più semplice. Infatti, essendo a casa, oltre ai classici metodi, bigliettini, eccetera, possiamo mettere in atto tantissime altre strategie, tipo suggerimenti negli auricolari, fare delle mappe concettuali e mettercele davanti agli occhi o tante altre cose del genere. E a tal proposito vi voglio consigliare un video che è uscito un paio di mesi fa dove vi mostro 3 app utili per la scuola che secondo me tutti gli alunni dovrebbero conoscere. Vi lascio il video nelle in alto a destra, quindi se ancora non l'avete visto andatelo a vedere, perché ragazzi quelle app mi hanno praticamente salvato la vita in tantissime occasioni. Il terzo pregio della DAD sta nel poter fare qualsiasi altra cosa mentre i prof stanno spiegando. Quindi voi entrerete a lezione, farete l'appello, risponderete, poi mentre i prof spiegano andrete a fare qualsiasi altra cosa. Ovviamente dovete avere la webcam attiva in moltissime circostanze, tranne se avete la fortuna di avere professori o professoresse che comunque vi fanno tenere la webcam spenta, cosa molto improbabile. Comunque anche con la webcam attiva si trovano degli stratagemmi che potete usare, ad esempio il freeze, ad esempio mettere qualcosa davanti alla webcam in modo che sia tipo oscurata e tante altre cose del genere. E quindi potete usare questo metodo per andare a fare altro, oppure semplicemente potete stare dal computer appunto su Meet e usare il telefono, ovviamente senza farvi vedere troppo, perché comunque potete nasconderlo facilmente, non c'è bisogno che stia io qui a dirvelo. Oppure io invece, quando seguivo le video lezioni l'anno scorso alle superiori, mentre stavo in video lezione stavo giocando a Minecraft perché tenevo gli auricolari, quindi ascoltavo da un auricolare la professoressa che spiegava e dall'altro invece il gioco, quindi GG insomma. Il quarto pregio della DAD, secondo me, ed è quello che stavo aspettando più di tutti, io adesso non so voi, quindi magari fatemelo sapere poi nei commenti qua sotto, è dato dal fatto che finalmente possiamo usare dei metodi innovativi per studiare. Quindi appunto utilizzare computer, utilizzare tablet, utilizzare smartphone e chi più ne ha più ne metta. Infatti possiamo usare questi dispositivi sia per fare compiti e sia per seguire appunto le lezioni. Tra l'altro non so voi, ma io l'anno scorso, quindi l'ultimo anno di superiori, l'ho fatto completamente paper free, quindi non ho più usato carta né nulla, a parte per i fogli che mi servivano da studiare per l'esame, però ad esempio per quanto riguarda comunque i compiti da mandare, tantissime altre cose da fare, facevo tutto al computer. Quindi praticamente avevo ridotto quasi allo zero l'uso della carta, l'uso delle penne e tutto il resto, e infatti c'era anche molto ma molto più spazio nel mobile dove avevo i libri, perché appunto non avevo più quaderni o cose del genere. Cioè, pensate che figata pazzesca sarebbe poter andare a scuola e avere nello zaino il vostro iPad o il vostro tablet, anziché avere 18 libri, 23 quaderni o 212 astucci e 13 diari. E niente, detto questo, spero che prima o poi anche la scuola italiana si adegui. Un altro vantaggio assurdo è il fatto di poter seguire le lezioni da dove vogliamo. Ci siamo organizzati per andare a casa della nostra migliore amica? Nessun problema, basta avere una connessione internet e un dispositivo capace
capace di collegarsi a Google Meet, a Teams o quel che sia per poter seguire la lezione. Per esempio, dobbiamo andare in montagna sulla neve alla settimana bianca? Nessun problema, basta avere un po' di connessione e possiamo fare quello che ci piace. Ovviamente con il coronavirus diciamo che non è la cosa più adatta al momento girare, però comunque in altre circostanze avremmo potuto fare davvero davvero di tutto, e ho conosciuto alcune persone che hanno addirittura fatto degli esami universitari mentre erano in vacanza al mare. Ma adesso, dopo aver parlato dei pregi, è il momento di parlare dei difetti, perché sì, come tutte le cose ci sono anche dei difetti, e potrebbero essere difetti anche piuttosto gravi. Il primo difetto tra tutti in particolare è il fatto che non tutti dispongano dei dispositivi necessari per poter seguire le lezioni a distanza, che sia esso uno smartphone, che sia esso una connessione, che sia esso un tablet o qualsiasi altra cosa. È anche vero però che nel 2020 quasi tutti hanno comunque uno smartphone, tranne dei rarissimi casi particolari. Quindi in un modo o nell'altro diciamo che ci si riesce a seguire anche con qualche difficoltà in più rispetto a chi magari è più fortunato. Il problema principale di questo metodo d'apprendimento però cade sugli studenti con particolari difficoltà cognitive, che quindi hanno bisogno di un supporto maggiore nell'apprendimento e che con questo metodo di solito sono lasciati a se stessi. Un altro difetto della DAD consiste nel fatto di poter avere tantissimi problemi durante le lezioni, che siano problemi di linea, che quindi si va a disconnettere, problemi di dispositivi, che quindi magari hanno il microfono rotto, la webcam rotta, questa volta seriamente, e che quindi i professori magari credano sia una presa in giro, invece non è vero, o magari addirittura le app che danno problemi e quindi non permettono né ai professori né agli alunni di poter fare la lezione in santa pace. Il terzo difetto o problema è dato dal fatto che comunque, essendo a casa nostra, è molto più facile distrarsi. Infatti abbiamo a disposizione tutte le comodità di questo mondo e quindi è normale che ci andiamo a distrarre più facilmente di quanto invece avremmo fatto magari in classe. Il quarto difetto invece potrebbe essere riscontrato soprattutto da coloro che non sono della generazione digitale, quindi nativi digitali come me o altri di voi, e che quindi potrebbero avere tante difficoltà nell'utilizzo di queste nuove apparecchiature, di queste nuove tecnologie, che poi così tanto nuove diciamo non è che sono. Però comunque è capitato a tutti di avere un prof magari un po' più anzianotto che magari non ha nemmeno uno smartphone, quindi immaginatevi un po' queste persone alle prese con la tecnologia per fare delle video lezioni come potrebbero stare. Quindi queste persone potrebbero ricorrere spesso in problemi che non sanno come risolvere, oppure potrebbe essere difficile anche comprendere come per esempio poter assegnare i compiti, far partire varie altre cose e tutti questi processi insomma che ci sono dietro la didattica a distanza. Per fortuna però per i miei ex professori c'ero io che davo sempre una mano. Sì, lo so, stavo dalla parte sbagliata. Comunque ragazzi, sì, scherzi a parte, anche i miei stessi ex docenti delle superiori mi chiedevano spesso un aiuto, perché sono quella più tecnologica, anzi ero quella più tecnologica in classe, e quindi spesso per qualcosa chiedevano a me. Il quinto ed ultimo difetto della DAD, secondo me, ed è quello più importante, è che manca il contatto umano. Io e i miei compagni abbiamo sofferto infatti questo fatto della DAD proprio sotto questo punto di vista. Infatti mi sono mancati un sacco i miei compagni di classe, soprattutto perché poi era l'ultimo anno, quindi avremmo dovuto vivere assieme tutta quell'ansia e tutta quella gioia comunque che c'è dietro la maturità, con i famosi 100 giorni e tutto ciò che ne deriva. E invece eravamo ognuno a casa propria, ognuno davanti al proprio smartphone, al proprio computer, e non ci vedevamo da un sacco di tempo. Forse ciò è stato dovuto anche dal fatto che comunque avevamo un buon rapporto, quindi eravamo una classe abbastanza unita, a differenza di altre classi o di altre persone che comunque non si possono proprio vedere, diciamo che non vanno così tanto d'accordo. In classe infatti spesso ridevamo e scherzavamo alle nostre stesse battute o facevamo cazzate che ovviamente in DAD non potevamo fare, o comunque anche se lo facevamo non era la stessa cosa. Comunque sia, la maturità in sé è un argomento di cui ho già trattato in abbondanza in precedenza, quindi se siete interessati a tutto quel discorso di come ho affrontato l'esame, di come mi sono preparata per l'esame, di come ho affrontato la DAD in generale, vi lascio il video qua nelle in alto a destra, trovate comunque la playlist e anche il video proprio riguardo la maturità.
Ebbene ragazzi, questi erano secondo me i pregi e i difetti di questa modalità di apprendimento. Fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate, perché ovviamente per me è sempre un gran piacere generare delle discussioni pacifiche qua sotto nei commenti, in modo da sapere anche la vostra opinione riguardo i video che porto e riguardo comunque gli argomenti che tratto sul canale. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci rivediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!